Siamo da Elena Fucci, l'azienda di Elena Fucci, la donna che ha dato un nome ad un successo. E spesso, come dire, i successi sono legati ai nomi, agli uomini e alle storie. Franco Selvaggio è un uomo che ha legato la sua storia a un pezzo significativo della storia di questo paese, dell'Italia. Vittoria, diciamo, del mondiale, un uomo che ha vinto il mondiale. Un uomo del sud, come forse moltissimi giovani calciatori, giovani talenti. Allora la domanda che vogliamo farti è questa: è possibile ripartire dal sud anche nel settore dello sport, dove ci sono tantissimi talenti e tantissimi giovani che hanno voglia di giocarsi la sfida della globalità? Ma credo di sì, insomma, dobbiamo liberarci del vittimismo proprio nostro meridionale. Se sono arrivato io, insomma, con molti sacrifici, poi tieni presente che negli anni 60-70 era ancora più dura perché il Sud aveva ancora questa lontananza, no? Dall'Italia che conta. A maggior ragione credo che i giovani, io credo che nella vita ci voglia talento, se uno ha talento poi alla lunga riesce. Naturalmente col fatto che insomma, abbiamo qui al sud ancora da superare alcuni ostacoli, no? In tutti i campi, in tutte le attività degli uomini. Naturalmente se vivi nei posti dove si comanda, diciamo così, usiamo questo termine, è un po' più facile. Certo, c'è una grande partita che il Sud, la Basilicata, può giocarsi, ed è la partita di Matera, capitale della cultura, nel 2019. Credi che Matera sia pronta e credi che diciamo, la Basilicata, il Sud, possa diciamo, in qualche modo approfittarne anche di questa grande sfida per potersi rilanciare e quindi ripartire? Guardi, io sono tornato dopo tanti anni a vivere, io mi sento un lucano, non mi sento di nessuna città, tant'è che quando mi invitano in qualsiasi paese della Lucania io sono felicissimo. Quindi Matera rappresenta una delle situazioni, come dire, in qualche maniera che caratterizzano la nostra terra, ma credo che la Lucania sia tutta bella. Sì, se lo merita Matera perché è un paesaggio incredibile. Avantieri sono stato con l'allenatore nazionale, che è un mio amico Prandelli, a cena a Matera, ha portato in forma riservata la sua famiglia. Devo dirti la verità, è rimasto incantato. Ha detto: voi meritate davvero di essere capitale europea della cultura. Insomma, Un bel un bel riconoscimento. riconoscimento. Quindi credo che tutta la Lucania meriti molto di più di quello che ha, perché siamo una regione piccola, però siamo una grande regione. E allora, volendo fare un piccolo gioco, la Basilicata nella nazionale delle regioni, dove la schieriamo? In Ma attacco, in difesa? no, io dico che è a centrocampo, perché Lucania è un popolo tranquillo, che riflette, casomai non ha grandi, come dire, grandi spunti di imprenditoria, anche se abbiamo grandi imprenditori anche noi. Il popolo lucano è uno che vuol vivere una vita tranquilla, senza dar fastidio a nessuno, però noi lucani siamo molto orgogliosi, non ci facciamo pestare i piedi, non vogliamo pestarli agli altri, ma nemmeno essere pestati da noi. Quindi siamo un popolo dignitoso e molto orgoglioso.